Abbiamo perso una partita che è difficile da raccontare perché abbiamo creato quattro palle gol pulite nel primo tempo e quattro al secondo. Abbiamo preso un gol sul calcio d'angolo all'inizio che sapevamo che facevano in quel modo, per cui abbiamo subito e noi non dobbiamo subire. È difficile da raccontare. Purtroppo ancora una volta abbiamo fatto una prestazione molto valida e non siamo riusciti a fare gol. Ripeto, otto palle gol. Il rammarico che stiamo giocando veramente bene e stiamo raccogliendo molto poco per quello che abbiamo espresso fino adesso. Però la strada è questa, è una strada da percorrere in questo senso, di cercare di giocare meglio, di sbagliare il meno possibile, perché in questo momento i primi errori ci castigano. Resta l'ottima cosa della prestazione, resta la cosa negativa del risultato. Io continuo a dire che se fai le prestazioni alla fine i risultati escono. Sicuramente prendiamo di buona la prestazione che oggi abbiamo fatto perché comunque abbiamo giocato bene, quindi cioè, su questo non si può dire niente, però sicuramente dobbiamo migliorare sui dettagli perché sono quelli che fanno la differenza. E, come è già successo in altre partite, abbiamo pagato dei piccoli errori che cercheremo di lavorare per non fare più. Il gruppo ha lavorato bene in queste settimane, infatti le prestazioni si sono viste, saremo ancora più arrabbiati e affamati di prima perché comunque i risultati purtroppo non ci stanno premiando e andremo contro il Padova che sicuramente è un'ottima squadra, ma noi ce la giocheremo al massimo delle nostre possibilità e speriamo di portare a casa almeno dei punti. Devo migliorare su alcune palle alte, anche grazie alla struttura che ho devo essere più presente, questo lo so e cerco di lavorare in settimana, ma diciamo che sulle cose positive mi reputo abbastanza bravo tra i pali e cerco sempre di dare il meglio per la squadra.